Osbach. C'è Klinger Offenbach. Chiunque della sezione rapine. Per favore, è una cosa urgente. Per lei. Sì, Offenbach. Offenbach, mi occorrono un paio di uomini, subito. Qui al Grünenbaum. C'è qualcosa nell'aria. C'è di mezzo Lucas. Lucas? Quel Lucas del caso Oppenheimer? Sì, lui. Quello dei gioielli. Senti, Lucas è qui e sta combinando qualcosa. Sì, adesso, in questo preciso momento. Il mio fiuto non mi ha ingannato. Che cosa sta facendo? È assieme ad altra gente e non beve. Lui di solito non beve prima di fare un colpo. Al Grünenbaum, hai detto? Sì, so qual è. Sono libero io, se vuoi. Sì, d'accordo. Sì, vengo subito. Ho fretta, Derek. Ho ricevuto una chiamata da Osbach, è in difficoltà. Osbach, l'investigatore privato? Sì, tiene d'occhio Lucas. Dice che ha un atteggiamento sospetto. Sparisco subito. Maria! Sì, papà? Non riesci a dormire? Sento dei rumori. Giù in negozio. Deve esserci qualcuno. Ah, chi vuoi che sia? Pensi che rubino? Ne sono quasi sicuro. Vado a telefonare. Chiamo la polizia. La polizia? Un altro dei tuoi soliti drammi. Lascia che vada a dare un'occhiata prima. Non fare stupidaggini, dove vai? Rimani qui, ti dico. Polizia? C'è qualcuno? Maria!
spiegarmi dove siete? Polizia! Osbach. Poco fa ho incontrato Fehrenbach nel cortile. Mi ha detto che aveva fretta perché Osbach era in difficoltà. Mi ha telefonato dal Grünerbaum dicendo che Lucas lo aveva insospettito. Quello del caso Oppenheimer? Sì, lui. Era nel locale e ha visto che non stava bevendo. Che vuol dire? Che stava per combinare qualcosa di grosso. Osbach ha detto che quando Lucas non beve, prepara di certo qualche colpo. Sono arrivato troppo tardi. Era già uscito. Evidentemente per pedinare Lucas. E qui c'è di mezzo Lucas, ne sono sicuro. Dove abita Lucas? Vattene. Che vorranno? Scusatemi, stavo facendo il bagno quando ho sentito attraverso la porta che... Georg! Che eravate della polizia. Sì. Georg! Non ti impicciare, no, mamma. No, lasciami! Non voglio sapere che cosa sono venuti a fare in casa nostra. Non preoccuparti, sta mamma. Attento, figlio mio. Non bisogna mai fidarsi. Basta. Sai com'è quella gente. Basta. I poliziotti sono una maledizione. Ti fanno dire sempre quello che fa comodo a loro. Non esagerare, mamma. Vai di là. Vai. Abbiano pazienza. Sa, per una madre trovarsi in casa la polizia. Si accomodino pure di là, prego. Beh, rimango così o vado a vestirmi? Vada a vestirsi. Non sarà per arrestarvi? Siamo venuti proprio per questo, invece. Io non mi oppongo a venire con loro, ma non capisco il perché. Per sospetto di furto e di omicidio. Vassanzi da morti! Anzi, ma in zona, doch nicht, ma dove va? Ma in Entschuldigen Sie. Wie kommen Sie darauf? Also mit Mord hat man mich noch nie in Verbindung gebracht. Ziehen Sie sich an jetzt. Aber nicht die Sachen, die Sie heute anhatten. Nicht die Hose, nicht das Hemd, nicht die Schuhe. Aber na, verraten wir doch noch eins. Wer ist denn da eigentlich umgekommen? Ein Polizeibeamter in Zivil. Ja, ich war im grünen Baum. Ich leugne hier gar nicht. Wenn mich jemand da gesehen hat, okay, bitte mit mir. Nichts dagegen. Bin ich öfter, das ist ein Stammlokal von mir, bin ich fast jeden Abend. Aber von da aus bin ich nach Hause gefahren, ganz, ganz schlicht nach Hause. Ich wollte einen gemütlichen Abend verbringen, was ich auch getan habe. Was Ihre Mutter sicher bestätigen wird. Jawohl, was meine Mutter auch bestätigen wird. Ich war den ganzen Abend zu Hause. Und habe schließlich ein Bad genommen, wobei Sie mich gestört haben. Ich kann nicht mehr.
Allora, Lucas, lei è uno scassinatore, specializzato in gioielli e oggetti antichi. Un investigatore privato che collabora con noi ci telefona dicendo: Lucas ha un atteggiamento sospetto, lo sto sorvegliando. Quando giunge sul posto un suo collega, lui si è già allontanato per pedinare lei, è chiaro. E lo troviamo ucciso davanti a una gioielleria nella quale era stato appena commesso un furto. Non è convincente? Non per me. Neanche un po'. Sa questa che cos'è? Una pura illazione. Niente più di un'illazione. Mi dica qualcosa di più serio, Derry. Lei forse ha ragione, ma io ho qui un mandato d'arresto. Signor Derrick. Sì, signor Hoffman. Mi è venuto in mente qualcosa che potrebbe aiutarla in questo caso. Si sieda, prego. Grazie. Alcuni anni fa anch'io ho avuto a che fare con quel Lucas. Conosco il suo campo d'azione, chiamiamolo così. I suoi metodi, i suoi amici e i suoi conoscenti. Mi sto informando anch'io. E le hanno fatto anche il nome di un certo Enze, per caso? Sì. Es war ein kleiner Gauner, der damals zur Umgebung von Lucas gehörte. Kein starkes Licht, hat auch nur wegen kleinerer Sachen gesessen. Lucas hielt sich diesen Mann, wie man sich einen Laufburschen hält oder einen Schuhputzer. Und was ist so interessant daran? Dieser Henze arbeitet für uns. Was heißt denn arbeitet für uns? Er ist ein Polizeispitzel. Ah. Entschuldigen Sie, Derek. Ich denke, ich sage Ihnen, das soll doch nur eine Empfehlung sein. Nee. Io non lavoro volentieri con gli informatori. Nessuno di noi lo fa volentieri. Ma senza di loro non si andrebbe avanti. Una volta quell'Enze mi ha fatto fare un colpo con i fiocchi. Sì, non è certamente uno stinco di santo. È un debole, un pauroso. Uno che preferisce stare dalla parte del più forte. Ah, capisco. Già, è proprio il tipo che non fa per me. Comunque la ringrazio, Hoffman. Il suo caffè si raffredda. Molte grazie. Stava dormendo? Sì. Mi ha svegliata mio padre. Ho il sonno pesante. Mentre suo padre telefonava alla polizia, lei si è avvicinata alla porta. Avvicinata alla porta? Ma se l'ho trovata sulla scala. E le avevo detto di non scendere. Ero convinta che non ci fosse nessuno. Hai commesso una gravissima imprudenza. Non dovevi farlo. Venga con me, signorina Singer. Mi dica dov'era. Ero proprio qui. Ah. E mi dica che cosa ha visto, me lo descriva esattamente. Ho sentito la porta del negozio che si apriva. Come se avessero dato una spinta, aprendola di colpo. E gente che correva. Ho sentito i passi. Erano passi di molte persone? Di molte persone. Da questo punto avrebbe potuto vederli? Era di notte. E la luce era spenta. Già, ha visto soltanto delle ombre. Non potrebbe descriverle? Corporatura, altezza? No, niente. Nemmeno se ci ripensa tranquillamente, senza essere interrogata? Non faccio altro che pensare a questo fatto. Vede, non capisco perché i ladri abbiano avuto una reazione così improvvisa. Nella sua dichiarazione lei ha affermato che sembravano spaventati e che si precipitavano letteralmente fuori dal negozio. Sì. Già. È questo il punto. Mi chiedo che cosa può averli messi in allarme. Che domanda. È stata lei. Lei. Invece di restare di sopra e aspettare la polizia, lei è corsa giù.
Non sono corsa. Hai aperto la porta. E loro hanno sentito. Questo li ha spaventati. Può darsi, ma non puoi affermarlo. Lei è stata coraggiosa. Ma imprudente. Io non lo chiamerei coraggio quello, ma pazzia. Allo sparo lei è uscita. È andata fuori in cortile. Completamente folle. Ha cercato di soccorrere Hosbach, vero? Ma era troppo tardi. Wie sieht's aus? Sieht nicht so aus, als ob sie weitergekommen wären. Aber Vater. Es wird doch noch erlaubt, so etwas festzustellen. Dass die Polizei im Dunkeln tappt, am Ende ihrer Weisheit ist. Sì, grazie. Tanti saluti da Lucas. L'hanno già rilasciato? Sì, questa mattina. Il mandato d'arresto è revocato. Questo cos'è? È del collega Hoffman. Mi ha pregato di dartelo. Hense, Hans-Jürgen Meinardi-Strasse. Un informatore, Harry. Un informatore della polizia. Ah. Conosce bene il nostro Lucas. Così dice Hoffman. Veloce! Più svelta, dai, dai! Il signor Hense? Mi chiamo Derrick. Questo è il signor Klein, polizia criminale. Non avete bisogno di dirlo che siete due poliziotti. Si vede. Che cosa è accaduto? Che cosa volete da me? Parlarle. Sì, ma vorrei prima farmi un'idea. Che cosa è accaduto? E come faccio? Si tratta di faccende private. Private? Beh, pressa poco. Non deve essere una cosa molto seria, allora. Non ho tempo da perdere, io devo lavorare, siamo in pieno... Devo preparare i ragazzi per... È il mio lavoro, mi pagano per fare questo, ma sa? Perché si scalda tanto? Noi l'aspettiamo. A me, Ilse, a me! Se vuole, vada pure. Inga, è la quarta volta che te lo dico! Devi rincorrere sempre la palla, non stare impalata! Chi è Inga? Chi è? Una ragazza. Non restiamo qui. Andiamo, per favore. Non voglio che anche gli altri vi riconoscano. Jacob, vieni qui. Di a Inga che sono andato via. Che si ricordi di andare subito a farsi la doccia. Prima calda e poi fredda. E dopo si frizioni bene, eh? Eccomi. Se credete... Non voglio camminare in mezzo a voi due. Oppure lo fate con un motivo. Sentite, se lo fate con un motivo, ditemelo. Perché si agita così? Prego. Allora, che cosa c'è? Calma, calma. Lei, tempo fa, ha lavorato per un nostro collega, se non mi sbaglio. È per questo. Forse può aiutare anche noi. Io? Aiutare... in... non capisco in che cosa. Siete stati a casa mia? Non apriva nessuno. Abbiamo parlato con una vicina. Beh, fate una cosa. Vedete quell'edificio? È una palestra coperta. Aspettatemi là dentro. Io vi raggiungo. Molte grazie. Va con i piedi di piombo? Beh, non può fare altro. Già, non è un lavoro tranquillo. Eccoci qua. Tenga giù le mani, se non le dispiace. Su, facciamo in fretta. Ha detto che devo aiutarvi. In che cosa? Vogliamo qualche informazione
sul signor Lucas. Lucas? Penso che lo conosca. Oh no. Sì, sì. Abbiamo saputo che lo conosce molto bene e da molto tempo. Sì. Cioè, lo conosco da qualche anno. Sì, sì. Quanti siano, non lo ricordo. E sospettate qualcosa? E qual è già la vostra sezione? Squadra omicidi. E siamo convinti che Lucas sia implicato nel furto alla gioielleria. Ah, sia nel furto che nell'omicidio, naturalmente. Lei dovrà cercare di avvicinarlo tenendo bene aperte le orecchie. Dobbiamo scoprire i nomi dei suoi complici. Dovevano essere in tre. Quello che li ha seguiti, quello che hanno... Osbach. Come ha saputo che Lucas stava preparando un colpo? Chi gliel'ha detto? È stata una cosa molto semplice. Lui sapeva che Lucas non beve mai prima di fare un colpo. È giusto, sì. Ora capisco. Allora. Ci aiuta o no? Ci devo pensare. Non potete. Nessuno la costringe. Jürgen! Arriva gente. Per favore, andate adesso. Uscite di là, si va direttamente sulla strada. Io mi farò vivo io. Vedrete, di me potete fidarvi. Non ne sono molto convinto. Andiamo. Jürgen! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Complimenti. Quante penalità hai dovuto subire? Soltanto due. E quanti canestri hai fatto? Tre! Due li ho visti anch'io. Hai giocato come una campionessa. Con un allenatore così? Dove sei arrivata? Sono arrivata a mare. Mare. Scrivi. Piove. Piove. E poi? L'aria è? L'aria è grigia. Che cosa fate qui? Come cosa facciamo? Lo vedi quello che facciamo? Stiamo facendo i compiti. E devi occupartene proprio tu. Hai qualcosa in contrario? La scuola è una merda. Questo devi farle capire. Ma non ti ci hanno voluto. Se fai tanto il galletto, ti tiro il collo senza pensarci due volte. Ah, sì? Fallo, allora. Su, coraggio, su. Idiota. Andiamo avanti. Dove eri rimasta? L'aria è grigia. Ah, sì, già. L'aria è grigia. E nuvole scure si ammassano nel cielo. Dunkle Wolken ziehen. Kein Licht am Horizont. Hallo, was macht ihr denn da? Sie müssen auf sein Schein. Ich besuche den See. Ja, war sie denn da? Warum fährst du nicht mal hin mit ihr? Mal sonntags. Wenigstens sonntags könntest du dich um deine Tochter kümmern. Ja, ich muss jetzt weg. Ja, sehe ich ja schon. Zeig doch mal her, du. Oh. Na, nicht schlecht. Also, mach's gut, Kleine, hm? Okay. Ciao. Ciao.
Also weiter. Dann fahren wir eben mal an den See. Damit das auch alles Hand und Fuß hat, was wir da schreien. Hast du Hunger? Willst du was trinken? Sollen wir Schluss machen? Na, vielleicht sollten wir ein paar Bälle werfen. Buongiorno. Buongiorno. Sto cercando qualcuno. Lei? Beh, che cosa vuole? Le avevo detto che sarei venuto io. Ma visto che non l'ha fatto. Non l'ho fatto perché ancora non so niente. Un momento. Scusa, Inga, ho visite. Vatti a vestire intanto. Andiamo via subito. Ho saputo che lei, ieri e l'altro ieri, si è incontrato con Lucas in una bettola. Chi gliel'ha detto? Questo non la riguarda. È in camera ammobiliata qui? Sì, la mia camera è quella. Prego. Grazie. Di che cosa vive? Beh, di tante cose. Faccio quello che mi capita. È un lavoratore occasionale? Sì. A volte mi capita di lavorare e a volte no. Non ho esigenze particolari. Non pretendo di vivere come un principe. Tutt'altro. Sono modesto. E mi accontento di quello che ho. Musica rock? Quello è... No, non mi interessano quei dischi. Non l'ho comperato per me. È per Inga. È la figlia qui della padrona di casa. L'ha già vista, no? Quella che giocava a pallacanestro, vero? Sì, quella. E la sua padrona di casa è una certa Emma. Sì. Di professione prostituta. Oh, ma che diavolo dice? Non capisco come le sia venuto in mente. Sì. Lo sarà stata, forse, ma da quando io abito in questa casa, certamente no. Se si dà ascolto a tutto quello che dice la gente. Di che cosa vive? Di che cosa? Affitta le camere a me e ad altri. E poi ha un amico che ha i soldi. Da dove li prende? Da lei? Non intendo fare pettegolezzi. Oh, neppure io, glielo assicuro. Io voglio sapere solamente se lei ha intenzione di aiutarmi a scoprire un assassino. Non capisco come le sia venuto in testa che io non credo di poterle essere utile. Io lo farei volentieri, non mi tirerei indietro, però... Non può. No. Mi dispiace, signor Renze, ma non le credo affatto. A me dispiace molto di più che a lei, signor Derrick. Ma perché non mi crede? Mi rifarò vivo prestissimo. Con permesso. Beh, ma perché? Perché? Non ha proprio ragione. Le posso assicurare che io non posso fare niente. Io non ho la minima possibilità. Nessuna. Che cosa c'è? Niente, cara, niente di grave. Inga, non c'è niente. Non fare quella faccia. Ti sei già vestita. Io però devo uscire da solo. Però torno presto. Mezz'ora al massimo. Eccolo, abbiamo indovinato. Vediamo se va proprio là. Sono
Bei ihm, wie soll es so riskieren, doch steht er jedes Wunsch. Adesso sappiamo con certezza che Enze non è il nostro informatore. Che sia complice di Lucas? No, non ci sarebbe da meravigliarsi. Lo vedo troppo zelante nei confronti di quel tipo. Forse la tua è un'idea giusta, Harry. Enze esecutore, complice o connivente? Delle tre una è sicura. Connivente. Fino alle 4 è stato in palestra con la ragazza, giocando a pallacanestro. Sì, è una mania. E poi? Sono andati a mangiare un gelato e adesso sono in un cinema. Che film danno? Un cartone animato. Non perderlo di vista. La scena del pazzo era straordinaria. Ma come fanno a farli muovere così? Disegnano prima un'immagine in una posizione precisa, e poi l'altra in posizione diversa, poi un'altra seguendo il movimento della figura, poi le fanno scorrere una dopo l'altra sullo schermo e così prendono vita. Che strano. Da dove venite? Dove vi siete cacciati, tu e la ragazza? Che significa dove vi siete cacciati? In palestra. Adesso? Al buio. E poi al cinema. Guarda, guarda. Inga, va in camera tua. Per piacere, Inga. Devo dirti una cosa. Ti preoccupi troppo di quella ragazza. So che tu ci hai fatto un pensierino sopra. Ce l'hai fatto, lo so che ce l'hai fatto. Sì, è vero, e con questo non cerco la tua approvazione. So quello che vuoi farle fare. Quello che fai fare a sua madre. Quello vuoi farle fare, quello. E me lo vorresti impedire. Vecchio imbecille. Ancora bere? Ti avevo detto basta. Rod, non me lo togliere. No, ti prometto che poi non berrò più stasera. Lo sai che non ne posso fare a meno. Su, fa uno sforzo. Se bevi ti sciupi la pelle. E sarebbe un guaio. Tanto per te quanto per me. Nicht abgeschlossen. Ich hab dir doch gesagt, du sollst immer abschließen, solange der Scheißkerl in der Wohnung ist. Er ist ja weg. Gute Nacht, Inga. Sollen wir Henze auch morgen beschatten? Ja, jeden Tag. Ich will genau wissen, was er tut. Also du denkst immer noch, dass er damit zu tun hat? Ja, das denke ich. Er trifft sich mit Lukas. Das ist das Erste, was er macht. Ganz eilig hat er's. Gibt's da noch irgendeinen Zweifel, dass er zu ihm gesagt hat, die Polizei war bei mir? Das sicher nicht. Henze verhält sich falsch. Normalerweise hätte er entweder getan, was wir von ihm verlangen, oder er hat es nicht getan. Aber dass er zu Lukas geht, sofort mit ihm spricht. Und das beweist, dass er damit zu tun hat? Ja, was für eine Erklärung hast du? Oh, ich hätte schon einige. Warum sagt er sie nicht einfach auf den Kopf zu? Weil es dazu noch zu früh ist. Und weil ich den Zeitpunkt dafür selber bestimmen will. Hey!
Platz hin. Gib mir doch mal den Schlüssel. Danke. Was wollen Sie denn? Wollen Sie zu mir? Geh doch mal, Inga. Geh mal auf die Straße. Aber warte doch. Na, haben Sie umgehört? Ja, ich, das habe ich auch getan. Aber ich habe... Nichts rausgekriegt? Ja, gar nichts. Für Inga? Ja. Sie sorgen für ihre sportliche Ausbildung, ne? Ja, das tue ich. Ich mache eine Basketballspielerin aus ihr. Sie ist sehr talentiert dafür und auch fleißig. Mit Sport wird man heute was. Mit Sport und mit Singen. Und Sie machen eine Sportlerin aus ihr? Ja, immer mehr Leute interessieren sich für Basketball. Basketball ist im Kommen. Ja, das stimmt. Wollen Sie eine Radtour machen? Ja, aber wir wollen an den See fahren. Viel Spaß denn. Ti ho detto che non devi venire qui. Infatti io non volevo venire, Lucas, ma Derrick è stato di nuovo da me. E allora? Perché ti spaventa tanto? Io non sono spaventato, neanche un po', te lo assicuro. Ma perché continua a venire da me? Perché? Non devi temere niente se non fai sciocchezze. Adesso sparisci di corsa. Non devono vederci insieme. Scusa. Perché vieni qui? Ti vorrei parlare. Vada, Lucas. Ci sono stato adesso. Entra. Hai visto che cos'è andato a fare? Sembrava che lì lo conoscessero tutti. Poi si è appartato per mezz'ora con un giovane. Deve essere un impiegato del tiro a segno. Il nome del giovane? Burkhardt. Burkhardt? Ja, der Name ist bei uns noch nie aufgetaucht. Nein, er ist nicht vorbestraft, nichts. Hense fuhr dann direkt vom Schießstand nach Hause. Vielleicht ist es der Dritte. Wenn das stimmt, wie gut Hense zu gebrauchen ist. Buongiorno. Buongiorno. Che meraviglia. È bellissimo questo impianto. È nuovo? No, ha già un anno. Quando mi voglio esercitare io vado a Neu Perlach. Sì, conosco il posto. C'è molto spazio, qui ce n'è poco, ma... Ma le armi sono buone. Ah, sì, posso garantirlo perché le curo io personalmente. Già. E molto bene anche. Posso provare? Certamente. Per svolgere un'attività come questa e stare qui dentro tutto il giorno...
Io penso che si debba avere... Che cosa? Che cosa bisogna avere? Passione per il tiro, immagino. Lei ce l'ha? Non ho capito bene, scusi. Passione per che? Per il tiro. Ah, sì? Io ce l'ho. Prego. Grazie. È suo l'impianto? Sì, l'ho messo su con mio padre. Accidenti, ma lei fa sempre centro. Quasi sempre. Non ne ha sbagliato uno. Lei deve essere un campione. A quale società appartiene? Un tempo mi allenavo spesso, ma adesso ci vado soltanto due volte alla settimana. E non mi diverte neanche molto. Quanto pago? 19 marchi alla cassa. Ripasserò qualche altra volta, arrivederci. Pronto? Chi è? Ah. Me lo sapresti descrivere? Un momento, aspetta. Un momento, ho detto. Occhi blu. Molto alto, 1,90 m. Capelli grigi, stempiato. Accidenti. Levati dalle scatole, tu. No, non dico a te scusa. Vuoi sapere chi è il tuo nuovo cliente? L'ispettore Derrick della polizia criminale. Che dici? Se è questo Burkhardt, il terzo di quelli che stiamo cercando, comincia a funzionare qualcosa. L'ingranaggio si mette in movimento. Non dobbiamo perdere di vista Enze. È in palestra con quella ragazza. Come sempre. Sehr gut. Aber du musst immer daran denken, dass du im Spiel in Bewegung bist. Du musst den Korb sehen. Nur den Korb. Und noch etwas. Du springst nicht hoch genug. Weil ich müde bin, Jürgen. Also schön, dann machen wir eine Pause. Ich will ja nur, dass sie dich zum Kursus mitnehmen. Denn wenn du einmal dabei bist, dann gehörst du dazu. Dann kannst du immer sagen, du bist Lehrgangsteilnehmer. Ja, das... Das ist was. Das ist wie eine Auszeichnung. Ja. Da kann niemand so etwas sagen. Ja. Und nur höher springen musst du noch. Na, wir werden uns eine Hochsprunganlage bauen. Eine Grube mit Sand, eine Latte drüber, damit du mehr Kraft in deinem Sprungbein bekommst. Du wirst sehen, das hilft. Sei qui, vecchio. E questo è il tuo passatempo? Che significa questo discorso? Inga è una mia allieva. Già. Lo vedi, quello? Quello è un canestro. E sai a che cosa serve? A segnare i punti a pallacanestro. Ci stiamo allenando. Calmati, calmati. Non si può scherzare. Non si può, non si può. Su questo non si può. E va bene. Prendi la tua roba e sparisci. Quanti anni hai? Comunque è già pronta, credo. Pronta a che cosa? Che cosa vuoi dire con quelle parole? Che potrebbe cominciare a fare quello che fa sua madre? Ti sbagli, lei non lo farà mai. Diventerà una campionessa di pallacanestro. Sì, frequenterà il corso bandito dal governo. Andrà a Wiesbaden, dove vanno i migliori allievi di tutte le scuole della Germania federale. Lascia perdere la ragazza, Enze. Ho altro per la testa. Che cosa hai detto di Burkhardt? Burkhardt? Hai fatto il suo nome? Che diavolo dici? Hai detto qualcosa a quel poliziotto? Neanche per sogno. Che cosa avrei potuto dire di Burkhardt? Gli ha fatto visita. Come poteva venirgli in mente di andare da lui? Ma Lucas, se fossi stato io a raccontargli qualcosa, non credi che lo avrebbe... Che cosa gli avrebbe fatto? Che cosa? Avanti. Non credi che lo avrebbe arrestato? Qualcosa l'hai detta, vero? Lo verrò a sapere, sai. Io ti giuro che non ho detto niente. Non dirò mai niente. Te lo assicuro. Che interesse avrei a dire qualcosa? Accidenti.
Dunque, Burkhardt, vedendomi sparare, ha capito chi sono. Intelligente il ragazzo. Ha telefonato subito a Lucas e lui ha reagito. Andando a trovare Henze. Che c'è? Qualcosa di strano? Temi per Henze? Sì. È probabile che Burkhardt sia il terzo ladro e forse anche l'omicida. Ama le armi, sarà anche un tiratore. Con un mandato di perquisizione? Sì, Harry. Quei tre hanno fatto il colpo insieme, ne sono convintissimo ormai. Lucas, Burkhardt e Henze. Facciamo subito le perquisizioni, cominciando dalla casa di Burkhardt. E Lucas? Ci penseremo dopo. Sì, ma Henze... Hai ragione, Harry. Sì, la sua vita è in pericolo. Quella è Maria Singer. Ah, già. Non avrò le traveggole. Cosa facciamo? Si cambia piano. Parti, va. Burkhardt non ha né arte né parte. Porta avanti soltanto quel tiro a segno. Non mi entusiasma l'idea che diventi mio genero. E tantomeno che erediti la mia azienda. Sua figlia ne è molto innamorata? Perché mi chiedete informazioni su questo Burkhardt? Signor Singer, i rapporti tra lei e sua figlia come sono? I miei rapporti con mia figlia? Quasi inesistenti. Sono ridotti al minimo. Da quando è morta mia moglie, la famiglia non esiste più. Siamo due estranei. Sei sempre il solito matto. Ah, eccola. Noi due ci siamo visti ieri, vero? È stato forse al mio tiro a segno. Già, e ho sparato un caricatore. Ah, sì, ora mi ricordo, sì. Così lei conosce il signor Burkhardt? Certo. Sa il mio nome? Sì. È scritto qui, guardi. È un mandato di cattura. Lei è sospettato di furto e omicidio. No. No, 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 lei sbaglia. Sbaglia di grosso. Le sue accuse sono assurde. Assurde e ridicole. Come le salta in mente che io abbia rubato? Come le è saltato in mente? Perché sono amico di Lucas? E va bene, sì, lo ammetto. Siamo amici da tanto tempo. Mi ha fatto le sue confidenze. È per questo che trovo assurdo che lei adesso... Attento. Attento, signor Burkhardt, non dimentichi la sua amica. Quale amica? Vabbè, sì, Maria, ma questo non c'entra. È lei che vuole mettere in relazione tutte queste coincidenze? E le ho messe in relazione da quando mi è venuto stranamente all'orecchio che Lucas è suo amico intimo e che lei, a sua volta, è amico intimo di Maria Singer. Un caso? Sì. Lei mi ha tolto la parola di bocca, signor ispettore. E che cosa buffa, eh? Mi dispiace che a lei dispiace, ispettore. Che vuol farci? Ho parlato con suo padre dei vostri rapporti, signorina Singer. Non sono buoni, vero? No. Lei gli portò in casa il suo amico Burkhardt e suo padre non lo accettò perché aveva avuto cattive informazioni su di lui. Burkhardt non era persona degna di fiducia, secondo lui. E le proibì esplicitamente di frequentarlo, non è vero? Le tagliò i viveri e minacciò di diseredarla, lasciando tutto a qualche istituto. Capisco che questo non fosse piacevole per lei e per il suo Burkhardt. Eravate nei guai. A chi venne l'idea di compiere il furto nel negozio di suo padre? Al suo Burkhardt o a Lucas? Né all'uno, né all'altro. Nel verbale che è lì sul mio scrittoio, c'è un particolare che mi ha subito insospettito. Suo padre udì dei rumori molto strani. E lei no. Io penso invece di sì. Perché sapeva perfettamente quello che stava succedendo. E quando suo padre disse che avrebbe chiamato la polizia, lei si infilò il soprabito e corse giù per le scale, incurante di ogni avvertimento e raccomandazione. Mi sono detto, com'è coraggiosa questa ragazza. Ma dopo un po' ho cambiato idea.
Lei corse immediatamente in negozio ad avvertire i suoi complici. Scappate! Mio padre sta chiamando la polizia! No, no, no! E mentre loro se la svignavano, lei udì un colpo di pistola e senza riflettere si precipitò nel cortile. Vide un uomo steso per terra e pensò che fosse il suo Burkhardt. Invece non era lui. Era uno sbucato da chissà dove. È vero? No. No, no, no. No. No! Non è mica tenera. Lasciamola frollare un po'. Lucas è uscito in questo momento da casa. Allora, buonanotte, Inga. Buonanotte, Jürgen. Enze, continui ad andare nella sua camera. Questo è la tua età. Ma vuoi stare zitto? Ti vogliono al telefono. Enze, chi parla, prego? Ah, Lucas. Vengo, sì. Vengo subito. Non è facile infilarci qualcosa. Già. Bisogna avere la mano molto ferma. Lo sai fare meglio? Prova. Prova tu, forza, dai. Tu sei il grande maestro, prova. Vediamo se ci riesci. Va bene. Ecco. Ah, ah. Nemmeno tu hai la mano ferma. Come mai? Fammi vedere. Su. Sta tremando. Perché? Perché tremi così? Perché hai paura di me? Oh, oh no, Lucas. Ci hai traditi, vero? Hanno messo dentro Burkhardt. Lo stanno interrogando. Perché? Mi ha telefonato Maria Singer. Lucas, tu mi devi credere, io sì, non... Sì, lo hai già detto. È da un po' di tempo che penso a questo. Se devo crederti o no. Lucas, devi credermi. Al 100%. Forse hai anche ragione. Ma c'è un problema. Mi arresteranno. Arresteranno anche te. E anche te? Io terrò la bocca chiusa, di questo sono sicuro. Ma tu? Anch'io la terrò chiusa, non devi dubitare. Strano. Non sono in forma. Mi dispiace. Lucas! Strano. Non ero in forma. Down.
Ehi, Henze! Chi ha ucciso Osbach? Burkhardt. Quello è apparso improvvisamente e lui ha sparato. Perché lei si è messo con quei due? Sulle prime non ho accettato. Ma poi ho pensato che avrei... che con quei soldi lei conosce la ragazza. Sì. Si rovina, poveretta, con la madre e con quel... con quello là. Avrei voluto toglierla a quei due e allevarla io, ma per farlo bisognava avere almeno un po' di soldi. Non dico tanti, ma che so, da poterla mettere in collegio, da poterle fare un corredo, da poterla mettere in condizioni di... Adesso se ne va tutto al diavolo. Io finirò in prigione e lei su marciapiedi. No, non farà questa fine. Mi occuperò io di lei. Davvero? Sì, glielo prometto. Grazie.